dove sono le non è che firmare, questi non è. Mi accetto il via del è un pubblico ufficiale, è un pubblico ufficiale, dovrebbe certificare queste cose. Se c'è un pubblico ufficiale, dovrebbe certificare queste cose. I signori là davanti a lei stanno ancora scrivendo e abbiamo fatto le foto. Chiediamo che venga impedito questa cosa. Chi è entrato? No, siamo tutti qua. Siamo tutti qua. Ecco, non si possono continuare, stanno scrivendo adesso. No, sono andati fuori a scrivere. Ma c'è il comandante, chiamate il comandante. Gennaro, il comandante. Il comandante, stanno facendo gli illeciti. Gennaro. È un illecito. Il senso dell'impunità che mi scrivi là, fanno dentro la vogliamo il macello, non facciamo i radicali, però abbiamo 2705 quindi depositati. Non ce ne frega niente, no, stava no, no, si stava ricopiando la lista per il suo amico, quella è cominciata a farlo via, l'ho cominciata a ritirare a Serenato. Scusa, ma che mi faccio portare via tutta la roba? Allora scusa, allora questa roba qua, oh, siamo tutti che siamo, c'ho 2700 possiamo vedere quello che stava qua dietro, va bene, perché io quello... sapesse c'ho tutto che faccio Annunciazione! Non permettendoci di presentare la lista del PDL, vogliono cancellare la democrazia, facciamoci sentire. Da domani alle ore 15 a Roma in piazza San Lorenzo in Lucina, maratona oratoria con Renata Polverini. Vieni anche tu e passa parola. Dichiarazione di Renata Polverini dal sito www.renatapolverini.it. Non cancelleranno la democrazia. Il 28 febbraio 2010, in diario, la redazione ha scritto: cari amici, come certamente molte di voi sapranno, stiamo subendo una grave ingiustizia. C'è il rischio reale che il PDL, principale partito del paese, non possa partecipare alle prossime elezioni regionali del Lazio. Questo perché nel momento della presentazione formale della lista è stato fisicamente impedito ai nostri delegati di ultimare la consegna del materiale necessario. Si tratta di un episodio di incredibile gravità, assolutamente estraneo alle regole democratiche e al confronto politico. Inutile dire che io non mi stiro indietro. Oggi più che mai sono convinta che c'è bisogno di un profondo cambiamento nella nostra regione. Siamo forti delle nostre idee e dei nostri convincimenti. Chi pensa di fermarci in questo modo vuole, infatti, solo cancellare la democrazia facendo ricorso alla forza fisica e ai legacci della burocrazia esasperata. Sono certa che i cittadini del Lazio vogliono voltare pagina e cancellare la cattiva amministrazione, le prepotenze e le ingiustizie che troppo spesso sono costretti a subire. Sono scesa in campo per cambiare le cose. E so di potercela fare con il sostegno di tutti voi. Da oggi pomeriggio alle 5 dal mio gazebo di Piazza del Popolo inizieremo a distribuire gomme da cancellare, perché saremo noi a cancellare quello che non funziona in questa regione, e non il contrario. Madonna! Perché? Perché non sei venuta? No? Perché non sei venuta? Coro! Te le dico io! Perché non sei venuta? Voglio sapere chi è stato! Vogliamo sapere chi è stato! Maresciallo! Vieni qui! Vieni qui! Che centro del mio discorso in piazza. Sì. Qualcuno ha fatto un grosso rumore con la bocca. Ma no. Sì. Rumore con la bocca. Con la bocca! Ma chi adesso in questo paese si sono messi a fare il rumore con la bocca? Non no, avete io capito, maresciallo! È stata fatta una pernacchia! Con la bocca? Io non ho sentito niente. Avete sentito qualche cosa voi altri? No, ma c'è niente! Dite la verità, avete sentito qualche cosa! Ma giuro, ma niente! Porca miseria, voglio sapere! Non avete sentito niente! Nessuna sentenza. Adesso apriremo un'inchiesta, faremo delle indagini. Ci sono qua io, sono maresciallo. Allora, no, che maresciallo sono? Dunque, bisognerebbe stabilire i connotati di queste pernacchie. Come si fa? Sa, ci sono le pernacchie acute, roboante, lunghe, corte, medie. Sa, che ci sono anche le medie alle volte. Un momento, signor tenente, ascolti. Guardi un po' se su poi giusto assomiglia a questa. Signor tenente! Sì! Siamo a cavallo. Ecco così. Siamo a cavallo. Individuata la pernacchia... troveremo il corpo. Ma mi faccia il piacere, se ne vada! Se sì, ne vada! Ma andate via! Noi abbiamo documentato il contesto illegale
degli ultimi 8 mesi, perlomeno, del nostro paese. Ora, viviamo un momento, secondo me, molto difficile dal punto di vista delle istituzioni e del paese, e viviamo un momento in cui, per altre vicende, però il tema regole, legalità, violazioni delle regole, questione morale o quant'altro è tornato con grande forza all'attenzione dell'opinione pubblica. Noi riteniamo che tutto questo è certamente grave, molto, e che la politica del fare è diventata, lo stiamo scoprendo in realtà, un po' la politica del malfare o del malaffare, che fa una certa differenza, diciamo, non solo lessicale, ma riteniamo da radicali e da sempre che ancora più grave è quando sono illegali non tanto e non solo le persone, ma quando diventano illegali le istituzioni. Ora, in questo precipitare ed aggravarsi delle istituzioni e della situazione, noi abbiamo visto avverarsi una strage di legalità senza precedenti, in particolare già in corso, ma certamente in questi ultimi 8 mesi. E diversamente da altri, appunto, riteniamo che l'illegalità, quando arriva dalle istituzioni esse stesse, è ancora più grave. Non è francamente il momento della rassegnazione, è il momento invece di rialzare la bandiera della democrazia. Non è il momento di alzare bandiera bianca, è il momento di alzare la bandiera della legalità e la bandiera infangata della democrazia. La legge numero 43 all'articolo 4 dice: in ogni regione ove si svolgono elezioni regionali, nei 20 giorni precedente il termine di presentazione delle liste, tutti i comuni, quindi le istituzioni, tutti i comuni, devono assicurare agli elettori di qualunque comune la possibilità di sottoscrivere celermente le liste dei candidati. Gli organi di informazione di proprietà pubblica, immagino si traduca in RAI, sono tenuti ad informare i cittadini della possibilità di cui sopra. Quasi nessuno degli 8.000 comuni italiani ha pensato bene, dal più grande al più piccolo, di adempiere all'articolo 4 della legge 43. Sulla RAI io non ho più parole da spendere. Come dire, sono ormai senza parole. La verità è che gli autenticatori non fanno il loro mestiere, la RAI non fa il suo dovere, i comuni non fanno i loro doveri. Questo è il punto della situazione.